Francesco Adragna. Allora, seconda Coppa Sila, diversa dalla prima, com'è andata? A parte qualche piccolo problema che sappiamo all'inizio. Sì, rispetto a prima, rispetto all'anno scorso sono arrivato su. L'anno scorso ho fatto un gravissimo errore in un tornante, quest'anno non ho fatto nessun errore io. Ho accusato nei primi 2 chilometri un problema all'anteriore sinistro. Mi sentivo come se avessi la gomma a terra. E mi intraversavo spesso anche nel veloce. E mi ero perso di fiducia, poi penso riscaldando mi ha dato fiducia e sono continuato a salire su nel miglior modo possibile. Si vede che sei felice, sei contento dell'arrivo della Coppa Sila? Sì, sicuramente rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un tempo migliore, pensavo di fare ancora meglio, però quel tratto iniziale, infatti gli intermedi parlano, nel primo tratto mi sono perso anche rispetto a ieri, quando invece dovevo scendere ancora. Però speriamo un altro anno di essere presenti con maggior consapevolezza e sapermi ancora meglio la strada. D'obbligo la domanda del tratto che ti emoziona di più della Coppa Sila? Di più di tutti il tratto del Selvaggio, perché arriviamo a 200 km orari e sarebbe impensabile di come è stretto, passiamo a filo del rail, però riusciamo a tenere tutto. Lì non si può alzare il piede. No, ogni volta che alzo il piede sono decimi e secondi che salgono, quindi cerco di fare sempre il possibile. Grazie Francesco. Grazie a voi.